Ciao a tutti, benvenuti. Oggi facciamo un mini video per rispondere alla domanda che ci è stata posta sotto il video del poncho riguardo le misure da prendere per realizzarlo e per renderlo un po' più personale, perché noi giustamente ci siamo soffermati, abbiamo dato le misure che abbiamo utilizzato nel nostro caso. Però se lo dovete riprodurre seguendo, rispettando le vostre misure, diamo una piccola dritta sulle misure sulle quali ci siamo basati anche noi. Sono facilissimi e sono pochissimi. La prima misura che abbiamo preso come punto di riferimento, appunto, è la parte da dietro partendo dal punto spalla, arrivando al punto vita da dietro. Qui appunto è la larghezza, questa è la larghezza del nostro poncho, o meglio, questa misura ci permette creare, sapere quanti centimetri di larghezza vogliamo il nostro poncho. Perché vogliamo? Perché se lo vogliamo un po' più lungo qui davanti, per non avere questo stacco qui, lo possiamo proseguire fino dove vogliamo. Nel mio caso, in questo poncho che abbiamo indossato, l'abbiamo fatto più corto sopra, quindi il nostro punto ci siamo fermati proprio sopra il punto di vita. Quindi qui abbiamo preso i centimetri che ci servivano e poi sono appunto la nostra larghezza. Invece, per sapere la lunghezza del poncho, dovete prendere la misura del braccio, cioè dovete prendere la misura dalla spalla fino al vostro polso, ovviamente la mano stesa dalla spalla fino al polso. Fino al polso, questa è la misura classica universale che permette avere il poncho che vi arriva appunto facendo questa angolazione, facendo l'angolazione a coprire il vostro polso. Invece, se lo volete un pochino più corto, vi regolate e lo fate 5 centimetri in meno oppure più lungo, dipende anche dai vostri gusti personali. Se lo volete più lungo, fate quindi partite dalla spalla, arrivate al polso e aggiungete i centimetri. Se invece lo volete un pochino più corto, perché come abbiamo fatto appunto noi nel video che avete visto sul poncho, voi arrivate come il punto di riferimento sempre al polso e togliete 5 centimetri. E questa misura dà la vostra lunghezza. E questa invece, come ho già detto, dal punto spalla da dietro fino al punto vita vi dà la larghezza. E poi sarà poca differenza alla fine, perché comunque è un poncho in questo caso, perché parlo di questo caso, di queste misure, sono rettangolini con pochissima differenza. Se invece si realizzano dei ponci con i rettangoli dove c'è la differenza più evidente, lì si prende appunto la misura standard con la lunghezza. Ecco, spero che sono riuscita comunque a spiegare e rispondere alla domanda. Grazie che siete rimasti con noi, ci vediamo con il nuovo video.